Trovate tutti i prodotti che abbiamo usato in descrizione e potete usare il codice sconto Officina del Pilota per acquistarli. Ma questo kit, signori, potete anche vincerlo. Come? Semplicissimo. Prima cosa, dovete essere iscritti a questo canale YouTube. Secondo, dovete seguire due profili su Instagram. Questi qui, Officina del Pilota e carcare.it. Entrambi, mi raccomando. Poi entrate sempre su Instagram nel profilo Officina del Pilota e commentate questo post scrivendo "Partecipo". Un'applicazione estrapolerà il nome del vincitore e, come è successo la volta scorsa con il kit della lucidatrice, anche tu potresti essere il fortunato vincitore. Tutto chiaro? Benissimo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito con il lavaggio della Porsche. Bene, eccoci in questo secondo episodio del detailing della Porsche. Dobbiamo fare tutti gli interni come promesso. Iniziamo subito, ma prima, ragazzi, vi siete iscritti al canale? Avete seguito i profili Instagram per partecipare all'estrazione? Molto bene, molto bravi. Andiamo, vai! Che meraviglia, signori, Top End, Claudio di Top End, lo trovate qui su Instagram. Guardate che lavoretto di fino che sta facendo all'interno di questa 997. Vi facciamo vedere il prima e il dopo utilizzando il Leather Quick Detailer. E con la spazzola iniziamo a fare movimenti circolari. Panno pulito in mano e andiamo a rimuovere il Leather Quick Detailer con un'azione di swipe in un unico verso. Nel lato trattato la pelle è tornata opaca, mentre di qua è sporca e quindi è più lucida. Questo è prima del trattamento e questo è dopo. Prima, dopo. Slice of apple pie. Wanna see my mind, baby? You just join my ride. Getting ready for the weekend. Popping bubbles through the ceiling. Sure, I got dough, but don't need it. Cause all I want is your healing. Your healing. I'm the cool kid from the back. Where you're ready or not, yeah. I'm about to pump this place up.
Madonna, cioè praticamente lo puoi leccare. Sure I got dough, but don't need it. Cause all I want is your healing. Your healing. I'm the cool kid from the back. I'm the one calling all the shots, shots, shots. Whether you're ready or not, yeah. I'm about to pump this place up, up, up. I'm the cool kid from the back. I'm the one calling all the shots, shots, shots. Whether you're ready or not, yeah. I'm about to plant it, drop, drop, drop. We're spinning, spinning on a loop all night. Ready's backseat while he eats my soup for lunch. Feeling dizzy, flying with Lucy in the sky. Think he likes me, but baby I just do this for fun. Are you ready for the weekend? Popping bubbles through the ceiling. Sure I got dough, but don't need it. Cause all I want is your healing. I'm the cool kid from the back. I'm the cool kid on the block. I'm the one calling all the shots, 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 shots. Whether you're ready or not, I'm but two, I'm but two, I'm but two panties. I'm the cool kid from the block. Riprodotta fedelmente in ogni singolo dettaglio, bellissimo, incredibile, guarda che roba, guarda che roba. Dove eravamo rimasti? Siamo a buon punto, ma facciamo un piccolo riassunto. Abbiamo cominciato con i tamponi in lana. Nella seconda fase invece utilizzeremo dei tamponi per la finitura, tamponi di cui vi lascio un link in descrizione qui sotto, andate a vedere. Guarda lo sportello, l'ho lasciato così per farti capire com'era la Porsche quando è entrata. Sta massacrata. Qui, oltre ad essere massacrata, è anche molto opaca. Guarda questa immagine, qui è quando abbiamo fatto il test drive e la macchina non era stata lucidata. Mentre in questa zona già siamo passati con il primo step e la situazione è decisamente migliorata. Ecco, facciamo vedere qui. Sali. Facendoti vedere le immagini del prima e il dopo puoi capire meglio com'era combinata quando l'abbiamo presa. Sotto la luce del sole puoi vedere questi swirl che sono veramente veramente antiestetici. Quindi se ti stai chiedendo quali sono gli step, semplificando un po' le cose, il primo e il secondo step corrispondono a lana con pasta Honey numero 1 e tampone per finitura con pasta Honey numero 3. Già con questi due step ottieni un bel risultato. Andiamo avanti. Thank you.
Arrivati anche i tappi nuovi. E sono contento. Dunque, ho finito di lucidare tutta la Porsche. Sono soddisfatto, molto soddisfatto. Però, purtroppo, qui sul cofano e su questo fender, ma anche sul sinistro, ci sono delle sassate di cui abbiamo già parlato e lì non ci si può fare molto. Quindi io voglio che questa macchina sia veramente perfetta, quindi ho deciso che rimonto le ruote, i sedili e questa macchina adesso va da Gasparro. newton metro per il serraggio dei bulloni dei cerchi della Porsche. E quindi poi deve rientrare inevitabilmente qui per essere lavata e per dare l'ultimo step, ovvero la cera. Perché deve brillare, deve splendere. Vi farò vedere il prima e il dopo nel prossimo video, di quando è entrata che era piena di graffi e adesso invece che è molto bella. Che dire, signori, spero vivamente che questo video sia stato utile. Ricordati che puoi vincere il kit dei prodotti che ho utilizzato per questo mega detailing di questa 997. Devi iscriverti al canale, lasciare un like e seguire i due profili Instagram di Officina del Pilota e Car Care. Alla fine della prossima settimana faremo l'estrazione per vedere chi di voi ha vinto. Quindi ragazzi, buona fortuna, mi raccomando, seguite tutti gli step. E noi ci vediamo prestissimo con il prossimo video definitivo del Porsche completato. Ciao e grazie per l'ascolto.